Amici del convento di Nonato, buonasera. Ci troviamo in compagnia di questa ragazza che ci ha colpito perché ha deciso di venire a festeggiare al convento in pigiama. E quindi ci ha colpito questa sua mise così, diciamo così, quotidiana. E ci piace questo suo modo, ecco, spavaldo di affrontare una serata, mentre tutte le amiche, vedete, sono tutte tirate, sono tutte vestite bene. Lei è venuta in pigiama, un vestito che usa abitualmente tra le 8 e le 9 del mattino, perché poi quando si veste da sera, però questa sera ha deciso di mettere questo pigiama così noioso, così sciatto, e così, non so, non dà nessun tipo di fantasia all'essere umano maschile. Come ti chiami? Vanessa. Rimane un po' tra l'altro un incognito, perché giustamente mantiene il velo sopra per non farsi riconoscere. Vanessa, da dove vieni? Da Ostiglia. Da Ostiglia, che si trova dove? Provincia di Mantova. Benissimo, e questa sera come mai ti sei vestita da festa così? Ma perché tra una settimana mi sposo. Wow! Sì. E ti sposi con questo abito? Sì. Giustamente, a una settimana dal matrimonio, quando si ha raggiunto il peso forma per indossare appunto l'abito del matrimonio, è giusto fare una prova generale, no? Come si rispetti in ogni... quindi devi vedere se sta comodo, dove tira, dove non tira, è giusto che tu ti sia presentata con il nostro abito, con il tuo abito da matrimonio. Come mai questa scelta? Intanto ci avviciniamo anche alle tue amiche, vieni qui. Come mai questa scelta di questo abito, che solitamente va al bianco, mentre tu hai scelto questo molto particolare? Ma mi piace il nero, il bordeaux, quindi volevo fare qualcosa di originale, allora. Bene, bene, alternativo. Chi è il fortunato che ti piglierà in sposa? Ma un ragazzo argentino che si chiama Fernando. Argentino, Fernando, che bello. Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nel mio bar a Ostiglia. E niente, da 5 anni che stiamo insieme abbiamo deciso. Oh, bello, bello. Ma lui argentino si è trasferito qui da un po' o ancora? Sì, c'è da tantissimi anni qua in Italia, era bambino quando è arrivato. Quindi praticamente è uno di noi. Allora, salutiamo Fernando e gli, come dire, lo siamo anche un po' invidiosi perché è riuscito ad accaparrarsi questo popò di donna. Salutiamo lei, salutiamo le sue amiche che l'hanno accompagnata qui. E ti facciamo l'augurio di una buonissima serata. Ciao!